Permettetemi di dire che io rimango sconvolto nel sentire queste cose, queste parole, dall'assessore, ex assessore Leone. Adesso va via lei però, perché non vuol sentire quello che... Allora stia, perché voglio dire, adesso deve rimanere, scusi. Lei offende e io non devo poter rispondere, è troppo comodo. No, poi stia tranquillo, voglio dire, che non ha nient'altro da dire. Io sono rimasto veramente molto colpito e credo che con questa sua dichiarazione il consigliere Leone ha dimostrato di non essere stato né all'altezza di fare prima l'assessore, se dobbiamo chiarirlo, e credo che abbia anche difficoltà a fare il consigliere, perché la cosa più giusta, caro consigliere Leone, dopo quello che lei ha detto, sarebbe stato quello di andarsene, ma di andarsene a casa. Perché è lei aspetta. No, collega Leone, dire, ha detto non intervenga. Una serie di cose che mi sono segnate, che fra l'altro rischiano pure di non rispondere a quelle che sono poi la realtà. Lei mi sta parlando, io mi sono segnato alcune cose. Viene strappata la bozza della riforma sanitaria. Non è stata mai fatta nessuna riforma sanitaria, non è stata mai fatta nessuna bozza. Un foglio di carta che non aveva nessuna cosa, voglio dire, lei non ha fatto nulla. Voglio dire, mi sembra che non risponda questo a realtà. Stiamo parlando del direttore generale. Il direttore generale, che era prima Esposito, è stata una decisione condivisa da entrambi. Lei mi sta dicendo che non ha fatto quello che doveva fare. Ma chi era l'assessore? Lei era l'assessore. Chi impartiva le disposizioni? L'assessore impartisce le disposizioni nell'ambito del Dipartimento. Quindi se evidentemente non ha funzionato, non ha funzionato perché non è stato in grado di dare le giuste direttive a chi gli dipendeva direttamente. Spera aveva vinto un ricorso, è stato messo lì, sta facendo bene, ma voglio dire, ha avuto sempre la massima disponibilità da parte mia, ma non capisco perché lo cita. Io non riesco a capire queste cose confuse per difendere la sua persona. E poi lei, aspetti, e lei sta parlando poi di dignità, ma la dignità è una parola grande. Guardi che io la dignità ne ho da insegnare a tante persone. Ha detto una serie di cose che credo che i lucani che l'hanno ascoltata abbiano compreso di come è fatto l'ex assessore Leone. Perché voglio dire, lei ha manifestato un risentimento che nessun altro in questa aula avrebbe manifestato come ha fatto lei. È stata un'accusa alla persona del Presidente. Voglio dire, lei ha fatto tutto quello, poi mi parla della Domenica delle Palle della Pasta al Forno. Poi non mi ricordo mai che lei è stata una domenica nel Dipartimento. Se la ricorda perché forse è stata l'unica quando lei è stato presente. Quindi non andiamo in questi dettagli. Io rispetto tutti, rispetto ancora lei, però ritengo di meritare il rispetto da chi, solamente perché non fa più l'assessore, adesso si scaglia contro il Presidente. Lei deve avere il... Ma trattato come cosa? No, lei sta facendo questo solamente perché non fa più l'assessore. Ma questo non è tollerabile. Tante persone non lo fanno più. La politica, forse, io ne conosco poco di politica, ma però voglio dire, dopo la dimostrazione che lei sta dando, capisco che forse è meglio capirne poco che capirne come la capisce lei, mi consenta, perché voglio dire, non ha dato una manifestazione concreta di quello che è un politico. Politica significa essere al servizio della comunità. E lei, se fosse stato un vero politico, oggi non avrebbe fatto l'attacco al Presidente perché è diventato consigliere. Lei oggi avrebbe parlato di politica, si sarebbe difeso, non avrebbe offeso. Lei dice: io non offendo nessuno. Se questa non è offesa, che mi doveva dire? Le cattive parole. Lei si deve vergognare, perché in un'aula di un consiglio, un consigliere deve rispettare qualunque persona faccia il Presidente. Io non l'avrei mai fatto e sono convinto che nessuno dei presenti l'avrebbe fatto. Io mi vergognerei di questa cosa qui, perché un attacco non politico è un attacco che innanzitutto credo di non meritare, perché fra l'altro ho cercato di rispettare tutti.
ma soprattutto quando lei parla di dignità, evidentemente la dignità è qualche cosa che non le appartiene e vuol far sì che gli altri interpretino il suo modo di dignità. Sia lei dignitoso, perché questo credo che sia la cosa più importante.